ottobre 2013, quando gli Aibaio, forti di oltre 8.000 voti, salivano sul primo gradino del podio del gioco di Piacenza di notte, che aveva coinvolto su Tele Libertà una ventina di formazioni locali. In quell'occasione il loro inedito Siamo il sole a mezzanotte aveva trionfato. Trascorso meno di un anno, la cover band guidata dalla voce di Simone Baiardi e dal bassista Massimiliano Fulgosi ha mantenuto la promessa di allargare i confini dei propri concerti e ora è impegnata in un tour estivo decisamente ricco di impegni. Il nostro segreto è amare quello che facciamo e credere tanto nei giovani, ha spiegato il cantante, presentando l'ultima importante novità del gruppo, il chitarrista Marco De Vito, che da fine maggio ha fatto il suo ingresso nella band, raccogliendo l'eredità di Andrea Fedeli. Nonostante abbia solo 23 anni, De Vito vanta già esperienze importanti a fianco di Fiordaliso e della star di Amici, Costanzo Del Pinto. Marco De Vito, è arrivato da pochissimo, da fine maggio. Da fine maggio è arrivato, si è inserito nella nostra famiglia, direi, in modo ottimale. Chitarrista già a fianco di personaggi come Fiordaliso e Costanzo Del Pinto, soli 23 anni, come mai hai scelto di sposare questa band? Ma guarda, ho sempre sentito questo progetto all'interno del Piacentino e ho sempre stimato Baio, appunto, come cantante e anche come band, gli Aibaio, e mi è stata proposta questa, diciamo, alternativa di entrare in questa band che ho colto subito bene. È stato in un periodo, diciamo, all'inizio dell'estate, quindi dove c'è maggior affluenza di serate, di lavoro, e quindi mi sono dovuto un attimo rimettere subito sui binari per stare a fianco a loro. Torniamo, abbiamo suonato ieri a Madonna di Campiglio, siamo arrivati diretti per fare la festa di Gragnarino e insomma giriamo un po' d'estate, fortunatamente ci sono le feste oltre ai locali estivi, quindi siamo sempre un po' in giro, purtroppo per fortuna anzi direi.